Dobbiamo entrare, sembra tutto tranquillo, voglio dire. O che ci stanno facendo una trappola, però senza God Leader, altrimenti l'avremmo incontrato da questa direzione, molto più probabilmente. Però, ok. Attenzione, attenzione seriamente ora. È una scorciatoia perché sennò dobbiamo volare e arrivare là ed entrare dall'ingresso normale. Però questo teletrasporto ci porta direttamente là. Quindi in realtà forse converrebbe passare da qui. Quando sei pronto, entra. Io ti seguirò. Ok. Allora chiedo a voi ovviamente, siete pronti per andare? Siete tutti quanti pronti per andare nella base nemica? Andiamo, dai, non possiamo restare qui tutto il tempo. Ok. Qualcosa di invisibile dovrebbe esserci qui. Il problema è cosa? Qualcosa di invisibile. C'è una struttura invisibile. O forse un teletrasporto invisibile. Avrebbe senso per condurre in un luogo magari dove c'è un totem, dove fanno rituali che non abbiamo mai visto prima. Per le divinità antiche o per cose di questo tipo. Aspetta. Cosa? Di lì si va comunque nella terra dove c'era l'antica terra. Le caverne del drago, se vi ricordate. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Il teletrasporto si stava attivando. Basta che non sia God Leader, ma in teoria no, sono altri guardiani, perché God Leader ci sta tentando di ingannare. Sapete perfettamente dove. Ecco. Prime Guardian. Prime Guardian senza ombra di dubbio. Un'altra conferma. Lui riesce a riportare chiunque in vita ed evitare l'eliminazione rimuovendo l'anima in anticipo, prima esattamente. L'hanno capito anche loro comunque, eh? Effettivamente sì, God Leader rimuove l'anima dei guardiani così, anche se il guardiano viene eliminato con antimateria, per dire, può essere comunque riportato in vita perché l'anima è sempre salva. Se ne sta andando, ok, sta andando fuori comunque. Non ci interessa. Aspettiamo che se ne vada e poi continuiamo a cercare questo teletrasporto, immagino, o struttura invisibile. Oltre quel teletrasporto? Oltre quel teletrasporto? Ci ha visti? Non credo ci abbia visti. Ci ha visti? Lo eliminiamo. Assicura che non inganna. Ci vede. E potrebbe avvertire gli altri. Quindi dovremo eliminarlo prima che avverta altri guardiani, eccetera, eccetera. Oh mio Dio. Ok. Niente inganno? Niente inganno? Sì, inganno, mi sa. È un inganno questo. C'è l'inganno, c'è l'inganno. Dove? Là, cavolo, attenzione. Ok. Cavolo, ho colpito. L'ha colpito, però ce l'abbiamo fatta. Comunque sì, impeccabile, anticombattente, però avete visto. È facile essere ingannati e non proteggere. Leader malvagio. Leader malvagio. Molto bene, circa. Circa. Leader malvagio, corrotto ovviamente. Ok, ce la possiamo fare. Però, cavolo, così non va bene perché stanno arrivando un po' tutti. Stanno arrivando tutti. Potrebbe arrivare anche la Slayer ora. Attenzione perché le cose si stanno complicando un pochino. Maledizione! Lo sapevamo. Attenzione. Attenzione. La Slayer di questo livello è pericolosa perché può anche potenziare, giustamente.
Cosa? Non può essere vero. Non può essere vero. Si sta proteggendo. Oh no 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 vai 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 qualcosa. Vai 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 vai. Bene. Dai. Dai 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 dai. Dai. No no. Cappero cappero cappero. Mio Dio. Che sta accadendo? Che sta accadendo? Oh. Dove? Dove, 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 dove? Oh, oh! Oh mio Dio! Oh mio Dio, che cavolo è successo? Oi! Dimmi cosa stai facendo! Dimmi cosa stai facendo! Dove? Cioè, cavolo, era lui veramente prima, cosa faceva là? Perché a breve si inizia, eh? A breve inizia. Stanno preparando qui, votate, 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 votate. Vi ho spiegato anche come funziona questo pronostico. Il no vale anche per pareggio, duello annullato, appare God Leader, eventi strani. Il sì invece, il peratore sconfigge anticombattente. Inizia quando sei pronto, ok. Inizia quando sei pronto. E temo che inizierà allora, eh. Sto un attimo capendo come combattere. Vediamo, eh. Creatura che osserva. Anticombattente pronto, sembra anche abbastanza rilassato. Sicuro di sé. Eccolo, oh mio Dio! Ma lo sa che sta per fare una mossa? Sì, da fregato! È più veloce! È molto più veloce! Attenzione però! Ha schivato antimateria! Abilità strana! L'ha indebolito! L'ha indebolito! L'ha indebolito! Questo fa male, eh! Antimateria l'ha colpito! Due volte! L'ha schivato! Altra abilità... Oh mio Dio! Ha distorto il tempo! Ha distorto il tempo! È debole. Ce l'ha fatta. Sembra avercela fatta. Ma è ferito, guardate. È al limite. Oh. Oi. Non è debole. Non è debole. Presa di un colore oscuro ora. Non abbiamo finito. Attenzione, non abbiamo finito. Ok, può ancora combattere, eh? Non è totalmente indebolito. Quindi arriviamo a una fine. Ok, riprendono. Stanno per riprendere, attenzione. Anticombattente è debole, ne abbiamo la certezza, si è preso due o tre antimaterie, voglio dire. È già tanto se è ancora vivo. Però anche lui, cavolo, si è preso di quei colpi assurdi. Che succede? Movimenti in questa terra, non ora. Oh mio Dio, movimenti in questa terra? È arrivato lo stregone, movimenti in questa terra. Che cos'è? Stiamo duellando. Siamo costretti a... Vabbè, se è qualcosa di semplice, andremo successivamente e finiremo... No, ok, è grave, God Leader. Probabilmente nella direzione del villaggio. Due combattenti hanno detto di averlo visto. Ok, no, maledizione. Cavolo, poteva finire sul sì però, eh. Poteva finire con sì. Dove potremmo nasconderci? Ok, ci mettiamo lontani con la balestra. Sopra un albero. Non sarebbe male. Sopra un albero. Tipo là. Proviamo ad andare là. Ok, sì.
Beh, direi di sì, che qua va bene. Che dite? Siamo ancora meno in vista, un po' come fanno gli hunter che si nascondono sugli alberi. Io credo che gli altri sono arrivati ora alla base. Se non hanno incontrato imprevisti probabili, tu sai, il guardiano che ma... Ok, aveva indovinato, eh. Aveva indovinato. Ci sono, eh. Ci sono. Attenzione, perché dovremmo respingerli. In teoria dovrebbe arrivare anche il predatore abissale a breve. Appena ha portato gli altri in salvo, verrà da noi ad aiutarci a respingerli. A sconfiggere è impossibile. La Slayer sì, ma God Leader è impossibile a sconfiggere ora come ora. Però, avete capito, eh? Avete perfettamente capito. Lui non li vede? Noi siamo in un punto più strategico, lui è più era più lontano e dice comunque c'è anche una leggera collina e tanti alberi. Ora li vede anche lui comunque, eh? Ora dovrebbe vederli anche lui. Attenzione, sì sì, attenzione, guardate, sono proprio lì, si stanno avvicinando, eh. Rimaniamo qui fermi. Comunque se ottimo nascondiglio sopra gli alberi, effettivamente non è male come nascondiglio. Attenzione, maledizione, si sono avvicinati super in fretta. Oh mio Dio. Cavolo, sono proprio qui sotto, oh mio Dio. Attacchiamo? Attacchiamo. Direi di prendere la Slayer come primo bersaglio. Una volta che ci liberiamo di lei, God Leader non può essere ultra potenziato e non può nemmeno leggerci la mente se dovesse indebolirci. Pronti? Ok. Ora? Porca! Maledizione, 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 maledizione. Avviva la predizione. Ha riflesso il danno. Vi abbiamo trovati, eh? Sì, sì, ci avete trovati. Cavolo. Siamo quasi visibili però qui, eh? Dobbiamo far fuori la Slayer. Potremmo provare ad andare tipo... tipo là? E poi la distraiamo e la attacchiamo. È l'unica, mi sa. È l'unica. Alla fine è solamente questione di tempo. Arriveremo a una conclusione a breve. Una conclusione di tutto. Ti vuoi sconfiggere? Vuoi fare un attacco... serio contro di noi? Siete pronti? È distratto, eh? No, ci ha visti, ci ha visti, ci ha visti, maledizione. Ok, 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 muoio, perfetto, attacchiamo di noi. No, cavolo, attenzione. Cappero, 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 brutta cosa, brutta cosa. Cavolo, quanto resiste la Slayer? Perché resiste così tanto? Perché resiste così tanto? Ha troppi poteri. Non è facile. Ce ne siamo accorti, ha troppi poteri, veramente. Il bello è che il danno riflesso lo può usare anche due volte di seguito ora. E il predatore abissale non è ancora tornato. Infatti, maledizione. Perché il predatore non torna? Che cavolo sta accadendo là? Che cavolo. Oh! 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 Brutta cosa! Brutta cosa! Brutta cosa! Bene! Abbiamo rischiato abbastanza. Andiamo al villaggio e nascondiamoci. Ci fa fuori, eh. Ci fa fuori, maledizione. Ci fa fuori. Ci fa fuori. Inganno. Ha usato l'inganno. Dove c'era anche Prime Guardian, vi ricordate? E di conseguenza, ecco. Forse sono corsi alla base per recuperare la propria energia e salvarsi.
alla fine loro hanno completato il loro compito, esattamente. Potrebbe essere, potrebbe proprio essere così, dai. Per forza, per forza. Meglio se andiamo alla base, così possiamo organizzare tutto quanto. Ok, dai. Che si fa adesso? Torniamo alla base, così ci... Uff, non ho premuto niente. Vabbè, ovvio, è Ghost Leader questo che sta venendo di qua. Vuole venire a prenderci. Per forza di cose, prima che qualcuno arrivi. Quindi sì, dobbiamo andare via, voglio dire. Che cavolo stiamo aspettando? C'è qualcuno là? Sì, te l'ho appena detto. Potrebbe... Almeno che non sia dietro di noi, voglio dire. No, no, no. Ma è chiaramente un guardiano. Potrebbe essere God Leader che ci sta cercando. Potrebbe essere uscito ora dalla dimensione. Potrebbe essere ora lì, tipo nel mare. E si sta avvicinando. Se partiamo ora e ce ne andiamo, voglio dire, potremo anche salvarci noi stessi. E di conseguenza... Potremmo farcela, ecco, a non farci nemmeno vedere, però... Ci aspettiamo ancora, invece... Potrebbe anche arrivare qualcuno. Guardate, medizione! Ah no, ma è Praying Guardian? È Praying Guardian? Perché Praying Guardian? Strano. Dov'è la sua anima, è vero? Nell'inconscio mancava l'anima di Praying Guardian. Potrebbe essere nella spada, ma non credo che se è nella spada possa essere anche qui. Ma Praying Guardian non era quello che faceva la guardia... al portale. Dovrebbe essere stato il primo ad essere stato sconfitto. Sembra essere da solo. Stregone, non dirlo due volte. Perché se è da solo lo facciamo fuori. Ovviamente. Almeno vediamo la sua anima dov'è. Ok, colpiamo di nuovo. Inganno sicuro. Inganno sicuro, perché ha resistito al primo colpo, quindi ha usato l'inganno. Ha sicuramente usato l'inganno, ha resistito al primo colpo, ha avuto il tempo per usare l'inganno, Attenzione. Sì, esattamente, stregone, attenzione. Non so se ha con sé la sua anima. È strano, molto strano. È qui comunque. Colpiamo subito. Non si può fare contro di noi, Non può farsela. Bravo stregone, bravo, bravo, bravissimo. Stregone numero uno. Che ca... Che... Oh! 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 Cavolo, cavolo! Oh mio Dio! Che cavolo è quello? Andiamo via, non c'è alcun motivo di iniziare un'altra guerra. Sì, sì, esatto. Oh mio Dio, vincitore oscuro. Non reale. Guarda che spade, riconoscete. L'obiettivo è fare questa cosa qua. Forse loro non hanno la conoscenza degli stregoni, nel senso non sanno chi sono i stregoni, non sanno che sono neutrali, non sanno che possono accettare scambi, non sanno queste cose forse. E infatti là si preoccupano solamente di ammazzare, andare avanti, conquistare le terre. Oh 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 oh! Oh oh po! C'è un problema. Stregone, vai! A sinistra, nasconditi. Nasconditi là sotto, fai qualcosa. Questo luogo è nostro. Tu devi andare via. Quello è un vincitore. Secondo te un vincitore, se dici di andare via, andrà via? Cioè, e non è un vincitore a caso. Quello corrisponde al vincitore più forte. Oscuro, non reale, non è reale. Esiste solo una dimensione parallela oscura. Al di fuori non esiste. Ma... è pur sempre un vincitore. Noi non vogliamo combattere, perché questi sono ancora più malvagi, ancora più forti di quelli normali, Quindi massima attenzione.
Sono appena stato smentito? Se n'è andato? Non se n'è andato, ovviamente. Attenzione. No, 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 lo stai deponendo, oh mio Dio. Cazzo. Dai, arciere, sono qualcosa. Cazzo, siamo deboli. No, 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 c'è un piccolo di brutto. C'è un piccolo di brutto. Cazzo. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Stiamo rischiando, sì, stiamo rischiando. Stiamo rischiando. Non... Allora, tranquilli, possiamo far di meglio. Il problema è che ci ha colpiti. Era troppo veloce. Abbiamo salvato... Abbiamo per salvare lui ci siamo colpiti noi. Ci siamo fatti colpire noi. Possiamo farcela, ma non possiamo rischiare. Ho visto la fine. Quello con le doppie lame ha troppo danno. Mai visto nulla del genere. E se lo dice lui, effettivamente... Quello è serio. Quello lì è pericoloso, è troppo veloce e ha troppa difesa. Quello fa troppo male. Come tra l'altro nella serie. Mi sa che è il totem comunque. Stanno scherzando? Infatti. Stanno scherzando? L'hanno riportato in vita? L'hanno fatto sul serio? Che... Qualcuno si sta avvicinando. Ecco, oh mio Dio! Mi aspettavo l'antre, invece un vincitore. Guarda chi c'è. No, ma mi sa che gli antre non sono cattivi, solamente che vogliono... Hanno paura, mi sa, di questo tizio qui. E del rituale. Del fatto che ritorna un comandante. Temono qualcosa. Però dovrebbero fidarsi di noi. Però mi sa che da comandanti forse penso che noi perderemo il controllo quando diventeremo comandanti. Dobbiamo prendere l'iniziativa o finirà male. Prendiamo un'iniziativa allora. Prendiamo un'iniziativa. È da solo, non c'è l'altro amico... super difensivo, eh? Noi rimaniamo uniti, non cadremo. Stiamo uniti, non cadremo, non cadremo mai. Ok, sono d'accordo. Ci sta dicendo di attaccare, in poche parole, eh? Ci sta dicendo di attaccare. E facciamolo fuori allora. Facciamolo fuori allora. Che dite? Prepariamoci. Attenzione, cattivo! Eliminiamolo. Non so dove siamo esattamente. In teoria possiamo partire molto avvantaggiati. Sì, possiamo partire. Avviciniamoci, avviciniamoci. Vai, fai qualcosa. L'ha schivato bene. Muoio, perfetto. Non può resistere così tanto. Non può resistere. Ok, oh mio Dio, sei da solo. Non scherziamo, sei da solo, non si scherza qua. Molto bene. Molto bene. Sì, questo qua è troppo forte, ma in attacco, in difesa... Se lo inganniamo in questo modo non può farcela. Attenzione comunque, Restiamo a distanza noi, perché il suo... Il suo range d'azione non è elevatissimo. Tu sei stato avvertito. Sì, non è divinità. Voglio dire, questa è la sua versione oscura. Cioè, mi sa che questa è un'eccezione. Lui verrà.
Il... Lui ti prenderà? Occhi aperti, eh? Occhi aperti, perché potrebbero esserci cose bruttine da queste parti. Lo stregone è stato corrotto di recente, comunque. Lo stregone solamente di recente ha avuto questi problemini, diciamo. Siamo nella foresta quasi, eh? La solita foresta è proprio là in fondo, la vedete già da qui. Guardate, la vedete, eh? È quella la foresta. Sospetta. Beh, restiamo un pochino nascosti anche noi, eh? Guarda, anche lui si mette sempre vicino agli alberi, con blocchi davanti per ripararsi. Non vedo nessuno, però... Se c'è qualcuno là non riusciamo a vederlo a questa distanza, difficile. Credo ci sia il predatore, però. Ok, ok. Questo è un buon segno. Ma perché è ancora vivo? Qualcuno... Allora è probabile che se è ancora vivo... Ci sono due ipotesi. O ha combattuto contro il vincitore guerriero. E voglio dire, il vincitore guerriero ha perso. Ma il predatore è rimasto gravemente ferito. È credibile questa cosa perché, vabbè, sapete, quel vincitore non sarà il più forte, ma se si impegna non sbaglia. E può fare cose molto assurde. Oppure God Leader ha ferito gravemente il predatore abissale ed ha lasciato lì in fin di vita in modo tale che gli Hunter venissero allertati tramite il loro istinto e poi avrebbero di conseguenza attirato gli altri allo stesso punto fuori dalla base per potersi attaccare. Se è stato messo in difficoltà, voglio dire, ok, da solo perché effettivamente ha sconfitto il vincitore guerriero, però poi ha fatto una brutta fine. Oppure, boh. Attenzione. Eccolo, si riesce a vedere da qui ora. E infatti si è ferito. Vediamo che succede. Vediamo che succede allora. Il predatore c'è. È una trappola per attirarsi, oppure ha appena vinto uno scontro molto complesso. Lui è ferito, sono sicuro. Sì, non sta fingendo di essere... Poi, terza ipotesi, sta fingendo di essere ferito. E intanto la cacciatrice di Ismael ha fatto la strage. Avete capito, ecco. Io non credo che fosse il vincitore... che si aggira da queste parti con l'altro. E anche perché che si aggirava da queste parti. Parallelo oscuro alterato, non esiste in realtà quel guerriero vincitore, ecco. Però stiamo parlando comunque del predatore abissale di grado 2, ultra forte. Quindi... ma lui non può essere un guardiano. Avrebbe preso a sua anima, è vero però. Però potrebbe in realtà fare una cosa inaspettata. Potrebbe in realtà fare una cosa inaspettata. Così, di brutto. Ah beh, vi ho detto, avviciniamoci attentamente. Che succede? Vediamo cosa dice, momento della verità. Momento della verità, Sta sugli alberi? No, Ogni tanto premo il tasto destro, ma l'abilità d'arcia dovrebbe attivarsi anche da sola, se serve. Forse è Dismal Hunter. Così a caso, che hanno riportato in vita e si è messo ad attaccare gli altri? Vai via? Perché vai via? In che senso vai via? Oh, oh.
Oh, che cavolo è? Cosa cavolo è? Oh mio Dio! Oi! Oh! Sono qui per vendicarmi? Oh mio Dio! È il primo vincitore alterato! È il primo vincitore alterato quello! Senza ombra di dubbio! Che cavolo di spada ha? Oh mio Dio! No, 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 questo è brutto, eh! Questo è brutto! Ti ho detto di non venire in questa terra! Non so quanto sia forte, cioè, a logica non è più forte del vincitore più forte. A logica non è più forte del vincitore più forte. A logica. Però quella spada non mi piace. Diventerà nostra. La conquista è iniziata. Vedremo. Cavolo, attenzione, mi sa che dobbiamo difenderci, eh. Mi sa che dobbiamo difendersi. Quindi sì, ha fatto da esca. L'ha lasciato lì come esca. L'ha lasciato lì come esca. Vuoi? Forza, forza. Attenzione. L'ha schivato! Pronti, pronti, pronti. No, no, no. Si protegge. Quanta difesa! Quanta difesa! Vai, 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 fai qualcosa! Vai! Sì, non l'ha preso. Oh mio Dio, non è ferito! Non l'abbiamo nemmeno ferito! Non l'abbiamo nemmeno ferito, oh mio Dio! È fortissimo, più del vincitore più forte! Quanta difesa ha poi? Se l'altro è pericoloso, questo si avvicina a God Leader! No, non è più veloce di noi. È io che ho caricato il colpo, perché... voglio dire, era di spalle. Andiamocene da qui.